cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Ormai il destino di Gesù sembra segnato. L'opposizione da parte di coloro che detenevano il potere a questo nuovo sedicente Messia, come pensavano loro, a questo profeta che crea inquietudine e sospetti verso il rispetto della legge mosaica, deve essere eliminato. Non c'è nessuna difesa possibile. Ma proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra la gente nacque un dissenso riguardo al Signore Gesù. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. Le guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dei farisei e questi dissero loro: «Perché non l'avete condotto qui?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato così». Ma i farisei replicarono loro: «Vi siete lasciati ingannare anche voi? Ha forse creduto qualcuno dei capi o dei farisei? Ma questa gente che non conosce la legge è maledetta». Allora Nicodemo, che era andato precedentemente da Gesù ed era uno di loro, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?» Gli risposero: «Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ciascuno tornò a casa sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La timida difesa di Nicodemo viene subito rintuzzata. Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge nessun profeta. Quanto a volte la convinzione di sapere più degli altri permette alle persone di sentirsi superiori. Io ho studiato, valgo più di te. Io so, io conosco. Che terribile errore quello che permette di cadere nell'illusione di avere già tutte le risposte. Quella che impedisce di essere gente che ascolta, gente che prima si confronta. Gesù cade vittima proprio di queste persone saccenti, supponenti e convinte di essere sempre dalla parte del giusto. Che il Signore ci aiuti a guardare alla sua vicenda come alla vicenda di una vittima che rappresenta tutti noi, che offre se stesso per tutti noi sull'altare di quel potere che è incapace di ascoltare, sostenere ed accompagnare. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo è impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono. Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera. Sono intorno a me, ma non parlano con me.
sono